come si misura la pressione, con quali regole e soprattutto quali sono i valori giusti da non superare mai. È uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolari. A soffrirne il 30% degli italiani e l'80% degli over 65. Parliamo dell'ipertensione. La parola d'ordine in questi casi è un controllo costante, fondamentale per una diagnosi precoce e per verificare l'efficacia della terapia. Grazie a strumenti automatici, chiunque anche da casa può misurarla, ma non è, come sembra, un gioco da ragazzi. Ecco allora le regole d'oro da seguire per non avere valori alterati. È fondamentale che prima di iniziare a misurare la pressione arteriosa siano seduti almeno per 5 minuti. Se hanno fumato devono aspettare un po' di tempo, così come se hanno bevuto alcolici, se hanno fatto un pranzo abbondante oppure se hanno fatto anche una corsa, in quanto i valori della pressione arteriosa possono essere alterati. Per una corretta misurazione gli apparecchi più adeguati sono quelli da braccio. Il bracciale deve essere parimenti a quello che è la grandezza del braccio del paziente. Non deve essere né troppo stretto né troppo largo, ma ben aderente al braccio. E un'altra cosa estremamente importante è che il braccio deve stare all'altezza del cuore. Per le nuove linee guida della Società Italiana di Ipertensione Arteriosa, nell'automisurazione si considera iperteso chi supera i valori di 135-85 mm di mercurio, dati leggermente inferiori a quelli rilevati dal medico, per i quali invece la pressione è elevata se sopra i 140-90.